Dunque, vi volevo dire una cosa. Siccome io vi sto dando sempre dei compiti però voi non li fate, nel senso che no, la cosa che vorrei stabilire con voi è che se vi do delle consegne da fare, le fate entro una certa scadenza. Allora adesso vi darò delle scadenze più rigide con dei compiti più semplici, perché però vorrei veramente, ho bisogno che cominciate a lavorare in maniera stabile a casa, cioè la lezione è solo cioè è uno dei momenti in cui studiate assieme a me e risolviamo i problemi che avete avuto magari nella realizzazione delle consegne. Però ho bisogno che le cose siano fatte appunto per tempo e aspettate. Fermo un attimo perché volevo fare una cosa. Ho deciso di fare un po' una rivoluzione e di cambiare la metodologia, dato che quella che ho usato fino adesso non funziona, voglio fare dei cambiamenti. Voglio anche dirvi che appunto non so se avete visto la mail del maestro Citera, cioè che parlava del maestro Citera, è stato assegnata la supplenza della seconda cattedra di musica elettronica, la cattedra che apparteneva al maestro Lupone, che è andato in pensione. Adesso questa cattedra è attualmente congelata, ma appunto in virtù del numero di studenti che ci sono, è stato assegnato un supplente. Il maestro Citera, non so se voi avete già cominciato a fare lezione di informatica musicale con lui. È anche rientrato su Roma il maestro Santoboni, quindi voi Ah, comincerete adesso le lezioni di informatica musicale con il maestro Santoboni, e il maestro Citera, che seguirà gli studenti del terzo anno, io continuerò a seguire voi e quelli del secondo anno, ma il maestro Citera si è offerto di farvi da tutoring per quanto riguarda la parte di informatica, proprio in virtù delle difficoltà, insomma, che abbiamo avuto negli ultimi tempi e quindi per aiutare in questo processo. Quindi lui vi contatterà per stabilire delle altre lezioni da fare durante la settimana. Noi continueremo le nostre lezioni, cioè il punto è che io vorrei dedicare di più tempo agli aspetti musicali, però appunto siccome ci sono delle difficoltà vorrei anche superare queste difficoltà. Lo faremo assieme al maestro Citera che vi seguirà per quanto riguarda tutti gli aspetti appunto tecnici e di informatica musicale. Poi farete anche le lezioni di informatica, cioè cominceranno anche le lezioni di informatica musicale, quindi adesso la cosa comincia ad andare nel verso giusto. Tra l'altro, dovrei iniziare pure le lezioni di elettroacustica con il maestro Scalas. Sì, stanno cominciando tutte, viva Dio. Come sempre, partiamo sempre con molto E ci è ritardo. voluto un po', diciamo. In teoria dovrebbe partire tutto insieme, no? Secondo il programma. Certo, dovrebbe partire tutto a novembre,
Questo purtroppo è un difetto. Lasciamo perdere. Quindi, però io adesso vorrei elaborare da subito la consegna che mi dovrete consegnare entro sabato prossimo alle ore 12, perentoriamente, nel senso che in compenso ho semplificato molto la consegna. Vorrei fare questo. Vorrei che prendeste un editor di suoni, quello che preferite. Però vi consiglio di usare l'editor di suoni più semplice possibile, cioè tipo Audacity, per dire. Per me, secondo me, Audacity è il meglio, no, non può fare praticamente nulla, fa l'editor di suoni. Sì, può elaborarli, può fare cose, ma io appunto la consegna è questa. Dovete raccogliere dei frammenti concreti. Concreti significa dei suoni che potete registrare col cellulare, che potete scaricarli da Freesound, che potete trovarli dove vi pare, in numero e qualità a piacere, cioè possono essere lunghi, corti, molto lunghi, però su questo dovrete fare dei ragionamenti, nel senso che appunto siete liberi nella scelta, il che non significa che qualsiasi scelta è buona, è giusta. Dovete pensarci bene a come farli e poi attraverso questo editor di suoni li componete nel tempo, cioè li combinate musicalmente in maniera che siano appunto la scelta di cui parlavo sopra è legata al fatto che è importante che siano combinabili musicalmente. Per la combinazione dei suoni vi propongo di una forma che è una delle forme più semplici, è una forma barocca, forse anche pre-barocca, cioè, che è la forma della passacaglia. Voi sapete come è fatta una passacaglia? La passacaglia è un nome che viene dallo spagnolo, da passacaglie, che vuol dire è legata ai troubadour che passavano per la strada, no? E che suonavano melodie. Ed è fatta così. Sostanzialmente avete una melodia che si ripete sempre uguale. Adesso questa è la forma classica, poi la dovete reinterpretare questa cosa. È una forma che ha una melodia che di solito, almeno nelle passacaglie famose, si presenta al basso, cioè è come se avesse una linea di basso che si ripete sempre uguale, e su Basso questa continuo, linea. una specie di basso continuo, diciamo. No, beh, il basso continuo è un'altra cosa, cioè il basso continuo è, diciamo, l'accompagnamento armonico. Questo no, no, non è detto che abbia, per esempio, un giro armonico. È pretonale la passacaglia, quindi potete veramente. La Non era quella cosa. di cui... Dimmi. Scusi se mi interrompo, non era perché aveva ripreso Fresco Baldi, se non sbaglio. Beh, sì, sicuramente Frescobaldi ce n'ha. Ce l'avete, le trovate in Veracini, in Bach, dappertutto. Cioè, tra l'altro ce n'è una che è quella forse più famosa, è quella sulla Follia di Spagna. La Follia di Spagna, appunto, è un tema che appunto viene.
ripetuto costantemente, c'ha innumerevoli trascrizioni, variazioni, eccetera, eccetera. Comunque, l'idea è che questa melodia si presenta sia al basso che in una, due, tre voci superiori, ma non si presenta sempre nello stesso, cioè si presenta in contrappunto, in canone, no? Quindi naturalmente questa cosa la dovete reinterpretare con i suoni concreti che avete, cioè per dire, probabilmente potreste, per esempio, non prendere dei suoni che hanno delle altezze definite. I suoni che potete prendere possono essere suoni che ne so, qualsiasi cosa, urbani, invece bucolici, di campagna, di strumenti musicali, ma appunto. Sono suoni isolati di strumenti, oppure invece di macchinette del caffè, cioè voglio dire. E la questione è che co come trasformare appunto una forma tradizionale, classica, no? Con del materiale invece contemporaneo, con del materiale diciamo non strumentale, ma piuttosto che appunto viene appunto le fonti possono essere quelle che volete, ok? La cosa che vi chiedo di fare è di comporli e utilizzando un editor semplice sarete costretti a comporli a manina, nel senso che li dovete mettere tutti con una certa logica no? E dovete fare qualcosa, adesso non ho definito una durata, ma insomma, non dovete fare una cosa tanto lunga, da 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, ecco. Ok? In compenso vi do alcune restrizioni, cioè le restrizioni sono che non è possibile, cioè sono permessi soltanto i tagli. E eventualmente potete stretchare dei frammenti, cioè usare il time stretching dell'editor e il pitch shifting. Tenete conto che questi sono, diciamo, elaborazioni che anche deformano i materiali. Cosa che potrebbe essere funzionale, cioè potrebbe essere voluto, oppure invece potrebbe risultare così, un po' fuori luogo. Ok? Non potete usare nient'altro, altre elaborazioni non sono permesse. Quindi per questo che la scelta, cioè tutta il cuore dell'esercizio sta nella scelta dei frammenti e nella loro organizzazione compositiva. Ok? Cioè, penso che ce la possiate fare, no? Non ci sono complicazioni tecniche a questo. Ora, però mi dovete consegnare, me lo postate via Slack, come vi pare, quello che avete fatto lo dovete finire entro le ore 12 del sabato 16 gennaio. È tutto chiaro? Ma quindi non possiamo neanche fare una compressione interna alla traccia per adattare un attimo i valori. Ok. Beh, no,
allora, siccome potete tagliare le cose, potete naturalmente modulare l'ampiezza di queste cose, Ok. ma non comprimere, per esempio. Compressione è un'altra roba Bene, è un che... effetto che va Sì, alla traccia la compressione, quindi alla fine non si può usare. ok. Potete, come si può fare con Audacity, per esempio, modulare l'ampiezza in maniera da aggiustare, per esempio, fare dei tagli in assolvenza se ritenete opportuno. Ok? Perché ho detto tagli in tutte le fogge, quindi possono essere dei tagli di testa oppure dei tagli in assolvenza e così via. Ok? Va La bene. questione è che per rispettare gli aspetti formali, no? Appunto, voi sostanzialmente potreste avere, diciamo, no, diciamo almeno un paio di voci, no? Che hanno una qualche relazione tra loro, cioè di solito nella passacaglia quello che succede è che c'è un basso che si mantiene, si ripete sempre uguale, un po' una sorta di ostinato, no? E sul basso c'è una voce acuta, una o più voci acute che riprendono l'andamento del basso variandolo. Ok? Adesso, che cosa significa fare una cosa del genere invece che con degli strumenti farlo con dei suoni? Significa che dovete ripensare un po' tutto, cioè come può essere fatto l'ostinato, che cos'è una variazione rispetto al tema, no? E così via. Anche che cos'è il tema, perché il tema può essere una combinazione di suoni, no? Che non per forza ha un'altezza definita e così via. È tutto chiaro? Se esiste qualcosa, ci può dare qualche referenza anche da ascoltare? Non so. Sulle passacaglie? Sì, su qualcosa di musica concreta che possa essere simile al lavoro che ci ha dato. Beh, qualcosa di musica concreta. Beh, di musica concreta ci sono tante cose. Aspetta, vi scrivo. Ci sono tutti, vabbè, i classici della musica concreta sono tutti gli etudes di Pierre Schaeffer, che trovate in rete abbondantemente. E poi in linea generale ci sono anche trovate in rete, diciamo, tutti i concretisti francesi di quella scuola là, del GRM, posso scrivere un po' di nomi, Parmigiani, Dio santo, adesso non mi vengono i nomi. Ray Bell, Savouret. Ecco, per esempio, c'è un pezzo di Alain Savouret, se lo trovate in rete, non è male, si chiama Don Quixote Corporation. È un pezzo anche divertente, molto, molto spiritoso. In cui lui sostanzialmente usa, adesso fatto l'analisi molto tempo fa, non mi ricordo, usa sostanzialmente una struttura classica sulla quale però sulla quale innesta, è tutto fatto di suoni concreti, no? Questo può essere interessante per, boh, per
per le passacaglie, va bene, ne trovate in rete quante ne volete, veramente ce ne stanno di tutte le forme, di tutte le misure, però appunto sono barocche, sono pezzi barocchi, ok? Questo qua è il Don Quixote Corporation. Sì, c'è l'altro anche Ah, io. sì. Ok. Va bene. Adesso stavo cercando di ricordarmi. Vabbè, comunque, se cercate compositori, il GRM è il Groupe de Recherche Musicale, che appunto è quello che è venuto fondato da Pierre Schaeffer e Pierre Henry, e poi ha avuto molti compositori al suo interno. Quindi, in generale sono tutti appunto, quella, diciamo, è un po' loro sono i classici, diciamo, della musica concreta. Se volete qualcosa, forse anche di un po' più avanzato musicalmente, c'è un bellissimo pezzo, forse il più bel pezzo di Jean-Claude Rissé, che invece non era un concretista, ma che questo pezzo è una commissione del GRM, quindi lui l'ha elaborato in maniera concreta. C'è un pezzo che si chiama Sud, che è Sud, no? Di Rissé. È un pezzo molto lungo, molto corposo, è pieno di roba ed è sostanzialmente un bellissimo affresco della zona intorno a Marsiglia, dove abitava appunto Rissé, con tutti i suoni concreti di quella zona. E in più è un pezzo anche autobiografico, lui era anche un pianista, quindi c'è anche del pianoforte, ci sono. Però appunto, questi sono pezzi, ecco, questo è un pezzo in cui i suoni concreti appaiono come concreti e poi vengono elaborati. Ecco, a voi è proibito di elaborarli. Quindi per questa volta li facciamo così. Perché vi propongo di fare questo esercizio? Perché io voglio stabilire con voi una situazione, perché fino adesso non ha funzionato e voglio che funzioni, cioè è assolutamente necessario che funzioni, lavoro a casa, in cui le consegne che vi do le dovete fare, perché altrimenti non riusciamo a stare al passo, perché riuscire a fare un esame, per esempio, in tempo a giugno, eccetera, eccetera. Già siamo molto, molto tardi, quindi ho passato le vacanze di Natale a pensare che cosa dovevo fare con voi per farvi lavorare. E ho bisogno che veramente prendiamo questo ritmo, cioè da una volta all'altra viene data una consegna sola, molto specifica, magari è più semplice di quello che vorrei e di quello che ho fatto fino adesso, e però la dovete realizzare nel tempo giusto. Ok, vi spiego il perché. Anche, cioè, perché ho scelto di fare esattamente questa cosa? Perché in realtà quello che vi vorrei far vedere è che, ok, fare una cosa di questo tipo con solo un editor, eccetera, eccetera, è una cosa che vi richiederà molto lavoro, se la fate bene, naturalmente, se non la buttate via, e però
così la riuscite a fare, e se per caso, per esempio, la cosa fatta ha qualche problema, l'unica cosa che potete fare è tornare sull'editor e spostare a manina le cose. Da qui poi vorrei passare invece a una realizzazione di questa cosa, per esempio, in forma algoritmica, per farvi capire quante possibilità in più vi apre l'idea di, per esempio, usare programmazione e cose varie, cioè quello che abbiamo fatto finora. Cioè, vorrei riarrivare a questa cosa, ma da una strada diversa, sperando che sia più fruttuosa di quello che è successo finora. Ok? Va bene. Bene. Io avrei una Dimmi. domanda, cioè, ma se ci registriamo noi suoni, no? Possiamo anche registrarli con dei panning particolari? Con dei. Panning particolari, cioè, se io Ah, voglio no, che... ecco, non, mi ero dimenticato, c'è un'altra restrizione, Leonardo, è mono il pezzo. Ah, ok. Non Ah. voglio, non, no, niente, no, niente panning, niente, il pezzo Vabbè, è mono. giusto, Peggio giusto. per voi, dovete, il punto è... Restringendo il campo, dovete ragionare proprio sulla natura delle cose, no? Cioè non appunto in una composizione il panning è una cosa che viene molto molto dopo aver capito quello che per esempio, molto dopo la scelta potreste voler raccontare una storia con un pezzo del genere. Cioè, molti studenti fanno il pezzo di quando si svegliano alla mattina, cioè di tutti i suoni che ci sono. Insomma, non è obbligatorio, non è quella, non fa parte, scegliete voi. Appunto, potete decidere di raccontare il vostro bagno, magari tralasciando gli aspetti più crudi, oppure non so, quello che volete, raccontare i suoni del Covid o quello che vi pare. Ok? Bene, è chiara questa parte, possiamo andare avanti? Ok. Sì. Allora, l'altra cosa che volevo fare è aggiungere al nostro bagaglio un altro linguaggio, un altro strumento veramente, che è Super Collider. E però lo vorrei fare assieme a voi. Voglio sapere, l'avete installato sulle vostre macchine? Super Collider funziona? Ok. Sì. Allora, perché non facciamo così? Perché chiedo a Milo di far partire il suo Super Collider e di condividere lo schermo. Ok, ma intanto lo faccio partire, vediamo se mi rifunziona, l'altra volta mi funzionava. Ok. Ok, no, dico lo schermo. Ok, adesso è partito. Aspetta che io...
Va? Mi Ok. pare di sì, io lo vedo. Allora, intanto la prima cosa sulla quale vorrei ragionare con voi è su per che cosa è stato pensato Super Collider. Allora, Super Collider è arrivato, diciamo, 20 e passa anche di più anni dopo di C-Sound, ed è stato creato da un ingegnere musicista che si chiama James McCartney, e lo ha creato con lo strumentario, diciamo, che era presente negli anni 90, quindi già molto molto avanzato. Allora, intanto, a che cosa è orientato Super Collider? Super Collider è orientato a quello che si chiama il live coding. Il live coding, non so se sapete che cos'è, è una sorta di versione improvvisativa della musica elettronica, in cui ci sono musicisti che si mettono sul palcoscenico. Di solito c'è uno schermo che proietta quello che loro e loro scrivono codice al volo. Naturalmente, usano appunto strumenti che sono adeguati a questa cosa qua, e Super Collider è uno di questi. Hanno delle cose già precotte, diciamo, delle loro librerie già pronte, ma fanno per esempio delle cose insieme, in gruppi di strumentali, eccetera, eccetera. Super Collider quindi ha la possibilità, cioè funziona tipicamente come funziona in tempo reale, cioè suona al volo quando uno gli chiede di suonare, e non ha per esempio il concetto che ha C-Sound di orchestra e partitura. L'orchestra e partitura è una metafora che, per esempio, da molti è considerata molto tradizionale, anche se secondo me poi, per esempio, se semplifica molto nella didattica, rende le cose più semplici, perché vedrete che con Super Collider le cose non sono così banali. Ok. Quindi diciamo che Super Collider funziona bene per il live coding, funziona bene per la composizione algoritmica. Che cos'è la composizione algoritmica? La composizione in cui c'è del software che decide o comunque è programmato per fare dei gesti musicali. Ora, questi gesti musicali, per esempio, possono essere infiniti, come nelle installazioni sonore, possono essere sensibili all'esterno, cambiare tra giorno e notte, si può fare un sacco di cose. Capite che qui andiamo su versanti compositivi che sono diversi dal solito, cioè diversi dalla composizione da concerto, intesa in senso tradizionale. Quindi, diciamo, questi sono gli ambiti in cui si muove bene Super Collider. Naturalmente è possibile, e vedremo come fare, è possibile far funzionare Super Collider in versione C-Sound, cioè si può, per esempio, non ha il concetto di partitura, ma può benissimo leggere file, leggere e scrivere file, e quindi leggere istruzioni, no? Da un file, che sostanzialmente poi alla fine viene a essere la stessa cosa di C-Sound.
Ok, quindi questo è la funzione fondamentale dello strumento. Adesso vediamo com'è fatto propriamente. Super Collider è un sistema, non è un solo programma, ma è la combinazione di almeno due programmi. È un sistema client-server, cioè quando parte Super Collider, parte un server, ok? No, cioè non parte, ma comunque è lì presente, pronto a partire un server, il server è quello che fa la sintesi dei suoni. Quello che voi vedete qua è invece il cliente, la parte esterna, ok? E vedete che Super Collider viene con una sua IDE e il linguaggio che parla col server. Allora, il server è cablato e parla con l'esterno attraverso un protocollo che si chiama OSC, che è un protocollo che doveva sostituire il MIDI. Poi in realtà il MIDI resiste ancora come standard industriale, ma diciamo gli strumenti avanzati parlano in OSC, che è Open Sound Control, no? Che è un protocollo che va su di rete. Quindi potremmo benissimo fare che il Super Collider che sta andando sulla macchina di Leonardo è controllato dalla macchina da quella di Milo e viceversa. Ora, e quindi vedete, quello che vi si apre davanti è un editor di testo, che è la parte a sinistra, quella che è bianca. Poi c'è un help online che tra l'altro ha delle cose, cioè si può benissimo copiare e incollare della roba da lì nell'editor di testo. E poi c'è la cosiddetta post window, che è una sorta di finestra di terminale in cui il server in particolare stampa delle cose, ok? È Che questa è qua. questa, sì, che è questa qua. Ok, il cliente, cioè la parte vostra, quella che vedete voi, usa un linguaggio che appunto usa un interprete che si chiama SCLang, che è il linguaggio Super Collider, che è un derivato dello Smalltalk. Lo Smalltalk è il primo linguaggio veramente object-oriented che sia mai esistito, almeno da quello che io so, poi potrei sbagliarmi su questo, ma quindi è un linguaggio piuttosto vecchiotto, però è object oriented. Adesso vedremo che cosa significa. Devo dire che la object orientation di Super Collider non è particolarmente spinta, però vabbè, non si può avere tutto in questa vita. E naturalmente questo SCLang, che gira come cliente, cioè l'interprete gira come cliente e sostanzialmente elabora dei comandi OSC da mandare al server. Capite come funziona la faccenda? Vi devo fare un disegno? Vi è chiaro come funziona la faccenda? Cioè, Abbastanza, dai, più o meno. faccio un disegnino, va. Meglio. Aspetta, tu stai là che io mi Tanto se adesso la condizione. sì, ma poi la riprendiamo Sì, subito. poi la riprendo. P-p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 
sostanzialmente quello che voi vedete lì sul vostro schermo, voi avete diciamo l'editor dell'IDE che è il vostro cliente. Questo è il client. Dall'altra parte, cioè dall'altra parte è sempre nella vostra macchina, ma potrebbe stare su una macchina qualsiasi. C'è il server. Il server è quello che è veramente attaccato all'audio, non è il vostro cliente che è attaccato all'audio. Questo effettivamente è quello che è attaccato all'audio, sia in ingresso che in uscita. Oh, e questo è scritto in C++ ed è tutta un'altra cosa. Qui c'è un interprete SC-Lang, ok? Che nel caso di Super Collider così standard è Smalltalk. Però che io sappia c'è un'implementazione in Python e poi io stavo lavorando assieme a un messicano con a un'implementazione in Ruby. Perché tutto quello che tutta la comunicazione qui avviene attraverso un protocollo che è il protocollo SC, cioè passano messaggi di protocollo. L'interprete interpreta quello che voi scrivete e manda messaggio SC al server. Ok? Questa è la e anche il server parla. Credo, non sono sicuro che il server risponda, però potrebbe anche essere che ci sono messaggi in questo senso, ok? Di risposta del server. In tutto questo, il server poi scrive anche sulla post window, che è quella finestra che si vede in basso a destra. Quindi, no, questo per capire che cosa succede quando voi fate le cose. Scusi, ma non potrebbe essere che il client fa la richiesta al server, il server fa la richiesta al cloud dell'audio, non ho capito bene dove si è esplorato, e l'audio dia direttamente la risposta al client invece di passare di nuovo per il server. Così Ah, il ok, no, scusa. client manda, cioè per esempio il client dice al server suona, quello suona e esce fuori di qua, punto. Ah, ok, esce Non torna direttamente. indietro. Qui torna solo se ma in realtà forse questo braccetto in realtà forse manco c'è. Devo dire che non ho verificato se dico la verità oppure no. Perché io per esempio forse non c'è, lui o scrive nella post window tira fuori suono o prende suono. Cioè tutta la parte del suono sta qui, ok? No, ok, grazie mille. Scusi. Qui non c'è niente, c'è solo linguaggi e librerie,
Ok. Bene, questo adesso ce lo salviamo e lo lasciamo da parte per un attimo. Ce lo salviamo qua. Allora, adesso riprendi tu lo schermo, Milo. Ok, adesso per capire, tanto per capire come funzionano le cose, come small talk, qui ci sono sostanzialmente due tipi di variabili. Le variabili di una lettera sola sono già predefinite, predichiarate, e sono come se fossero già attive, cioè uno, può scrivere per esempio F uguale. Scrivi Milo, che F uguale 3 punto e virgola. Questo è un numero. Oh, adesso la questione è, se voi fate invio, questo va a capo e non succede niente. Ok? Ma se tu fai, almeno nella mia macchina è così, se fai control invio, lui... Hai fatto control invio? No, allora prova a fare... Ecco, shifting, cos'era? Cos'era questo? Command. Ecco, vedete che questa cosa qua manda al server sostanzialmente un numero, ok? E lui lo stampa nella post window. Bene. Ma quindi siamo già nel server. No, noi stiamo nel client, ma mandiamo messaggi al server. Sì, però Ok? cioè, nel senso, io avevo letto sul tutorial che prima andava a buttare il server facendo tipo CTRL-B, No, command-B, quindi il server è sempre aperto. no, il server non è sempre aperto, però risponde ai messaggi. Però in Ah, questo, ok. perché il server ha due funzioni. Il boot del server fa partire tutta la parte audio. Quindi, per esempio, vai a capo Milo e scrivi S, che è il server, punto boot, boot. Oh, questo fa partire il server, a meno che non sia già partito, ma lo fa partire. Devi fare command invio sempre per farglielo fare. Ecco, qua è partito. E vedete che è partito, si connette con le schede di Milo, eccetera, eccetera. Ok? Se lo volete fermare, scrivi sotto, vai a capo, senza fare, e scrivi S.halt, mi pare. Te lo suggerisce. No, Halt. Sì. Halt è il secondo, no? Invio, non si è fermato? No, aspetta un attimo. Cos'è? S.stop? S.kill? Non so. Forse stop, non mi ricordo. Nemmeno S.kill, proviamole tutte. No, questo ha generato un errore. Dunque, tra l'altro ci avete una barra di comandi sotto, adesso è coperta dalla tua dalla cosa della condivisione, però la puoi spostare da qualche parte. Non mi ricordo come si fa a fermarlo. Aspetta. Vabbè, comunque non importa, non è importante.
Se per esempio avendo la cosa online, basta che tu vai sul search dell'help, vai no, 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 sulla destra lì, no, search è in alto, più in alto, ecco, no, un po' più, guarda, c'è search, c'è scritto search, sopra dove, ecco lì. Lì ci scrivi server, fai invio e adesso devi abbassare la console, il post, perché altrimenti no, abbassa un pochino la finestra di, tanto quella non serve tanto. Ci dovrebbe essere server, ecco, proprio server, sì. Quella. Vai sotto. S-boot. Poi ci sono tutti i metodi. Tra l'altro, incidentalmente si possono far partire più di un server e così via. E vai sotto ancora. Vabbè, questi sono tutti i metodi eccetera eccetera dobbiamo trovare il metodo per fare lo stop. Sembrerebbe kill all, no? Kill. Hard quit. Si è fermato? No, non si è fermato, è ancora vivo perché lo vedo. Boh, vabbè. Quit, cioè. Ah no, forse è quit, server. Ma quit l'avevamo fatto, no? Boh, non mi ricordo. Continua ad andare indefesso, ma sta dando degli errori. Vabbè, insomma, adesso non importa, non è che lo dobbiamo fermare per forza. Ci sono modi per. Ok, ecco, instance method. Vai un po' sulle instance method. Vabbè, non importa, dai, non perdiamo troppo tempo. Ok, adesso nel linguaggio del Super Collider, adesso facciamo un pochino di sintassi. Una funzione è delimitata da, come si dice, braces, da parentesi graffe. Ok? Per cui, per esempio, se tu vai a capo da lì e fai aperta parentesi graffa, perché non ce l'hai la parentesi graffa, ai ai ai. Non mi ricordo come si fa. C'hai un Mac tu? Sì. Questa te la devi ricordare. No, aspetta che qui. Te la devi ricordare perché. Non mi ricordo, tipo è. Forse è Alt grafico Shift. Boh, il tasto che c'ha la E accendere. Ecco questa. Questa è la parentesi grafica. Ecco,
poi scrivi spazio 3 asterisco 5, cioè fai 3 per 5 praticamente. Ok, vai avanti, spazio e poi chiudi graffa e punto e virgola. Ok, vai a capo. Adesso no, devi farmi vedere devi scorrere la finestra di post in basso. Ok, vedi, non succede niente, questi sono messaggi vecchi. Non succede niente. No, se tu fai control command quello, ecco, lui ti dice, beh, questa è una funzione, non ti dice nient'altro. Adesso proviamo a fare una cosa, ci mettiamo una lettera davanti, ci mettiamo la F, riutilizziamo la F, facciamo F uguale a questo. Fai sempre command invio e lui ti dice sì, è sempre una funzione, non succede niente. Adesso tutte le funzioni di Smalltalk, di SuperCollider, hanno un metodo value per vedere qual è il valore di ritorno di questa funzione. Quindi vai a capo e scrivi f.value e poi fai command invio. Ok, e lui stampa effettivamente il risultato. Ok? Ora, naturalmente, vabbè, questa è una stupidaggine. Le funzioni possono essere anche molto, molto più articolate di così. Per esempio, potremmo riscrivere la F, vai a capo ancora, e scrivi F uguale aperta graffa, poi puoi andare a capo qui. Scrivi var, oppure no, arg a spazio a punto e virgola, no? E poi fai a capo a più 3 punto e virgola. Vai a capo e chiudi la graffa, graffa chiusa, e poi fai control a capo. No, aspetta, mi sa che devi farlo da sopra perché non so, prova da qui, prova da lì a fare. No, non la prende tutta, quindi la devi selezionare tutta. Ecco, e fai control a capo. Adesso sì, adesso l'ha fatto tutta. Adesso vai a capo ancora. Adesso gli abbiamo dato un argomento a F, quindi puoi chiamarla con un argomento. Puoi fare F, aperta parentesi, 10, chiusa parentesi, punto value, e poi fai command. Invio. No, perché non lo fa? Message F not understood. No, eppure questo funzionare. No, scusami, non è così. È F.value con 10 come argomento. F.value aperta parentesi 10 chiusa parentesi command invio. Ok. Oh, e quindi per esempio adesso potremmo riscrivere ancora una volta la funzione. Ok, state cominciando a capire come funziona la baracca, cioè le funzioni si scrivono sostanzialmente in questo modo qua, poi si possono anche naturalmente, gli si può dare dei nomi, eccetera, eccetera. E
Adesso riscriviamo F ancora una volta. No, scusami, prima di riscrivere, fammi ricordare un attimo com'è la faccenda. Scrivi 3. Rand, aperta parentesi, chiusa parentesi. Aspetta, com'è? C'è il metodo Rand, R-A-N-D. Sì, Rand c'è. Puoi selezionare quello e te lo scrive. Questo, ok. Fai control, sì, command invio. Rifallo un attimo. Rifallo un'altra volta perché questo tira fuori un numero a caso, sì. Ok, scusa, prova a scrivere 3.0.rand. Command invio. Ok, sì. Se gli dai un intero, lui fa il random di un intero. Se gli dai un floating point, lui fa il random di un floating point. Fanne un altro, giusto per vedere che questo fa un random da 0 sino a, dovrebbe farlo sino a 3 escluso, però mi pare che fino adesso lo fa più piccolo di 1. Prova un'altra volta, giusto per, eccolo, sì. Ok, va bene. Sì, mi sembra un po' di parte, ma va bene. Quindi, per esempio, vai a capo, uno potrebbe fare una funzione che funziona così, aperta graffa, argv, punto e virgola, e poi v più 3.0.rand, che quindi questa è una funzione che e poi vai punto e virgola, vai a capo, chiudi la graffa, e qua adesso sì, questa la deve, sì, fai control com, ok, questo ti dice ok, non ho fatto niente, cioè ti dice che è una funzione e basta, vai a capo e fai f.value, aperta parentesi, 10. E fai invio. E adesso lui ti tira fuori un numero che sta tra 10 e 13 ogni volta, escluso naturalmente. Fallo ogni volta che lo fai, ne tira fuori uno diverso. Ok. Bene. Ok, questo. Tanto per. Che è successo? Ah, ecco, no, volevo chiedergli 10 per cosa sta? Di F-value. È l'argomento V. Io gli sto passando, vedi che Ah, a F gli sto ok. passando un argomento, ok? Gli argomenti sono un capitolo abbastanza complicato perché gli si può passare gli argomenti in tantissimi modi. A Quindi sclang. che sia alla fine l'argomento è quello che sta dentro la parentesi di F-value. Beh, in questo caso, allora, per esempio, riscriviamolo ancora una volta, no? Così facciamo F Ok. uguale, aperta Parentesi. parentesi, poi Argo. arg, però potevi fare A virgola B virgola C. No, no. Scrivi arg, Argo. arg, A virgola B virgola C. Punto e virgola. E poi fai, aspetta, fai aperta parentesi. Ma bisogna stare attenti che SuperCollider non ha precedenze negli operatori, quindi non funziona come la matematica normale. Ok. E
quindi è meglio usare le parentesi appertutto, cioè a asterisco asterisco 2, quindi è a al quadrato, chiusa parentesi, più b più aperta parentesi c per quello che avevamo fatto 3.0.rand. Ecco, Chiusa questa è una parentesi. punto e virgola, questa fa una roba complicatissima che Dio sa che cosa tira fuori, ma vai a capo, Chiudo parentesi. sì, e chiudi la graffa, sì, e seleziona tutto. Strano che non ti selezioni tutto quanto. Vabbè, comunque fai command Questa è invio. la funzione. Sì, questa è la funzione. Adesso però è una funzione che al cui metodo value tu devi passare tre argomenti. Vedi? Df Allora, value. value e poi fai 1, aperta parentesi 1,2,3. Li fai in Chiudo. ordine di ABC, quindi come Certo. sono descritti. Sì. Ok. Possiamo provare a vedere che Eccolo. cosa tira fuori 8.15. Vediamo un po'. 1 al quadrato è 1, più 2 fa 3, più Più c per 3, però per 3 questo per 3 3, 9. sì, 3 per 3 è 9, però è un random, no? Quindi questo non può fare, in questo modo non può fare niente meno di Più di 9. dunque 1 più fa 3, no, non può fare niente meno di 3 e niente più di 3 più di 12, no? No, più di 9, mi sa. Dunque, perché è 1 più 2 fa 3 Ah, e sì, 3 per 3 è 9, più 3 è 3, 3 12, per sì. 3 è 9, però 9, questo 9 è random, quindi non può fare niente meno di 3 e niente più di 12. Puoi fare la prova e Ah, sì, ok, 10, allora sì, giusto. vedere. Ok? Ok. Bene, vabbè, fino a qua non c'è nulla di troppo esaltante. Adesso passiamo a fare dei suoni. Allora, facciamoci una funzione, vai a capo, lascia una riga magari, e facciamo una funzione che fa questa cosa qua. Proviamo, tra l'altro mi sto ricordando le cose così. F uguale, aperta graffa. Allora, devi scrivere sinos con la S maiuscola e con la O maiuscola. Eccolo, Ok. Questo qua. questo qua, sì. Dunque, sinos vuole questi argomenti, aperta parentesi. Ah no, scusami, vuole il metodo AR, che è l'equivalente dell'audio rate di C-Sound. Questa è presa pari pari da C-Sound. Punto AR. AR. Aperta Oh, parentesi. No, è staccato da Sinosh no, oppure no, è insieme? attaccato, è così. Ok? Aperto parentesi. Ok, allora lui ti dice già gli argomenti che vuole e quelli sono i default. Ok? Ok. Quindi qui possiamo mettere, per esempio, allora qua possiamo mettere una lista di argomenti. Quindi puoi fare aperta quadra, parentesi quadra. Ah no, scusami, facciamolo nella maniera più standard. Metti la parentesi quadra, mettila prima di sinos, che tu puoi fare una lista di oscillatori oppure un oscillatore che ha una lista di frequenze. È un po' la stessa cosa, Ok. però facciamo 440 virgola, cos'è la fase 0, virgola, Zero. e
Fai 0,2, no, no, poi andiamo piano, se no diventiamo O 1, sì. pazzi. Virgola Chiusa 2. parentesi, no, l'addizione serve per sollevare la forma d'onda. Virgola, ce ne mettiamo un altro. Sinos. Sempre nello stesso argomento, Sì. sempre qua nella stessa funzione, insomma. Punto Sì, aperta parentesi. Sì, R, sempre uguale. punto R, scusami, aperta parentesi. Adesso qua ci mettiamo 442, virgola, 0, virgola 0,2. Ci dovremmo Uguale essere. qui. Chiusa Ok, parentesi, chiusa pure qua. chiusa graffa. Sì, la quadra, scusami, punto e Ok. virgola, chiusa graffa. No, Ok, quindi lo lasciamo qui. Oh, ho sbagliato. la Ho graffa è sbagliato, qui. bello. Sì. Adesso no, però questo lo devi fare valutare dal linguaggio, quindi devi fare Comando invio. comma in invio. E Una lui ti dice, funzione. ok, hai fatto una funzione. Bene, vai a capo. E adesso, allora, adesso se tu fai f.play, Dovrebbe suonarlo. dovrebbe suonarlo. Ok. Io non lo so, cioè non lo sentiamo, lo sentiamo attraverso le tue cuffie, non lo so. Comunque, per fermarlo, perché questo è uno dei problemi più grossi con Supercollari, è fermare i suoni, si fa con Stop. control punto. Command punto. Ok. Se volete lo faccio sentire, forse c'è un modo. Beh, Faccio sì, vedere. sì. Allora, vediamo un Devi attimo. mandare l'audio dentro la nostra. Sì, no, C'è non è una l'audio? roba. No, questo non è. Provo a mandarlo tutto insieme, vediamo un attimo. Quello ci dà motivo. Rifà il play, basta che. Lo sentite? No, fai il control, sempre control punto per fermarlo. Sì, sempre quel punto. Perché non ha... Ah, no, aspetti. Ecco perché. Lo devo modificare da qua. Sì, devi uscire dal. Però Sì. prova a parlare perché è capace che noi ti perdiamo. O tu parli Ah, può attraverso la essere. SoundPlower. No, no, Sunflower prende soltanto Cioè il tuo microfono quello non che esce dal passa da. computer. Sì. Vabbè, lo faccio sentire al volo, vediamo se funziona. Stavolta non sentiamo veramente più niente. Vabbè, comunque insomma non è. Vabbè, comunque sì, è un suono normale. Lo che esce. Cosa. Ok. Ok, comunque funziona. Sì. Ora, qual è la questione? È che, per esempio, qui si potrebbe mettere possiamo provare a mettere uno slider che controlli le Ok. frequenze. Per esempio, no. Possiamo provare a fare quello che, cioè, fai una cosa, copiati questa funzione, copiala e incollala sotto, Sotto. sì, però nella graffa, subito prima l'aperta graffa, no? No, scusami, subito dopo l'aperta graffa, scrivi arg frec. Punto e virgola. E al posto di 4,40 ci metti frec. La decidiamo dopo.
Sì, appunto, il CD quando suona, no? E al Ok. posto del 442 fai frec più 2, Ah, ok. in maniera che hanno sempre il battimento, però ok, Esatto. la devi valutare. Ok. Vai a capo e adesso fai F, punto play di, aperta parentesi, di 261.6 che è il do. E command invio. Un problema. Non gli piace, cos'è che non gli piace? Torna indietro. A Float. target. Cos'è target? No, ma non gli piace come cosa. Forse No, frec non ti piace. scusami, no, prova a fare questo, prova a fare F di value, aperta parentesi, con Invece di play value. value per quello, e poi punto play, aperta parentesi 261.6, Quindi F punto, value e poi? Ok. aperta parentesi, cioè questo gli stai mandando il messaggio, 261.6, chiusa parentesi, punto play. Ah, ok. Vai. Dico sì. No? Non gli piace manco questo. Se Nel provassi senza senso. play e poi lo metto dopo? No, perché. Allora, aspetta. Sì, leva il play. Fa Prima invio. adesso. Questo funziona. Sì, però lui ti dice solo. Ok, allora prova a fare questo. Fai G uguale F. No, no, no. Vabbè, Ah, con quello lo questo. potete. Ah, ok, va bene. Tu 1.6. No, Quindi tutto lo metto insieme. sì, no, no, prima di F scrivi G uguale quello, invio. Ok, e questo fa questo. Adesso facciamo G.play, non so se funziona. Sotto Sì. il punto play. Ok, allora facciamo un'altra cosa ancora, che è questa. Il play lo mettiamo dentro la funzione, cioè arg aperta quadra, quella roba là, chiusa quadra, punto play. Ok, chiusa quadra, punto play, quindi Sì, qui. Punto punto play, sì. play. Ok, e questo la devi valutare di nuovo. Ok, Ok, funziona, va bene. bene. E adesso tu fai, no, adesso senza fare il G uguale perché non c'è bisogno, fai F value. Questo dovrebbe funzionare. Ma perché lui dice play is not understood? Vabbè, comunque, aspetta, perché questo sta proprio nei tutorial all'inizio, questo esempio, quindi adesso non mi ricordo come funziona bene. Beh, fai, abbatti un attimo la finestra, la post window, vai in app e andiamo a prendere, vai su browse in alto, un po' più su c'è Ah, browse, bravo, ok. sì. No, ma non è questo, vai su Super Collider, quello ancora a sinistra, Getting Started Tutorial Series, Start Your Engine, parti da 3. Se non mi sbaglio, però sul 3 dovrebbe essere solo il come si fa a buttare il server. Ah sì? Allora torna indietro un Poi cioè, non attimo, c'era anche da guarda, forse clicca stavo su parlando. tutorials. Forse su Index c'era qualcosa. Dunque, qua i Ah, tutorial. sì, qualcosa. Vai su Getting Started, sempre, guarda, c'è lì sotto.
Ok. Audio No, no, data. no, no. Ecco là, là sotto, subito sotto. A destra, a destra. No, Ah, eccolo. Io. no, va Ok, bene. no. Ma perché non me lo fa vedere in questo modo qua? Infatti, Intanto boh, per questo ranges. modo. Ok, functions. Fai functions and sound, c'è sotto. Ah, ok, aspetta, questo qua? Ah no, function Sotto, sì. sound, ecco. Allora, ok, questa è la Ah, devo cosa. chiudere prima la graffa, mi sa. Dice così. No, beh, vabbè, ok, proviamo, ma non è. Cioè, quando io la metto nella variabile f e poi Sì. faccio f.play, è come se io la mettessi subito dopo la graffa. È la stessa cosa. Il problema è che c'è un argomento e quindi no, non sappiamo bene come servire questo argomento. Vai. Perché la questione è che la funzione f dovrebbe ritornare questo array di va bene, questo può fa tutte queste belle cose. Fammi ragionare. Dunque, leva il play da lì, che non ci sta bene. Ok, prova a metterlo dopo la graffa, effettivamente. Vediamo un attimo. Ma questo però non dovrebbe suonare. No, lì ci va il punto e virgola. Boh, forse anche Che qua no, aspetta. dice, dopo. Sì, ma è dopo la graffa. Ok. Sì, il punto e virgola lì è importante. Non è importante. Punto play. E fai command invio. Ok, adesso fai cosa ha detto? Sì, ha messo dentro un sintetizzatore e adesso quando io gli do il valore dovrebbe suonare. E No, invece diceva non stessa cosa. suona. No, Forse devo fare perché play. no, perché gli devi passare un valore, capisci? Ok. Sì. Forse fw.play poi dopo. Ma l'avevamo fatto. Ma non funziona. No, e dà un errore perché value ritorna l'array che sta lì dentro. Quindi tu praticamente stai facendo il punto play sugli array. Ok? Sì. Proviamo a fare una cosa. Mettici anche prova a metterci delle altre parentesi graffe prima dell'array. Allora, Quindi, dove? alla riga 24, Sì. 23, 24, ci metti le graffe subito prima le parentesi quadre. Fai parentesi quadre, parentesi graffe. Prima parentesi Scusami, quadre e poi. parentesi, no, prima parentesi graffe, Esatto. ok. Poi alla chiusura parentesi quadre, parentesi graffe. Leva il play da lì. Ok. O perlomeno, boh, sì, leva. E adesso per il momento facciamo questo f value e poi mettiti col cursore lì sotto. Va bene, questo è fatto Questa è ed è una funzione, una ok. funzione perfetta. Adesso Vediamo questo F-value. fa invio. Ok, mi ritorna una funzione. A questo punto gli puoi dare il play, mi pare. Punto play. Invio. Oh, funziona, funziona. Ok. Ok. Sì, cioè praticamente ci vuole una funzione dentro la funzione, perché l'ultima cosa che c'è dentro una funzione è il valore che viene ritornato. Infatti, se avete visto, lui prima mi tornava un array con due oscillatori. Ok?
invece, perché gli tornavo le parentesi quadre, mettendogli intorno le parentesi graffe, lui mi ritorna una funzione. Allora, la funzione può avere il metodo punto play, la lista no. Ok? Infatti lui dice message play not understood. Sì. Ok. Ok? Bene. Ok, va bene. Allora, adesso la cosa che si potrebbe fare è metterci dentro uno slider per controllare la frequenza. Non mi ricordo come sono fatti gli slider. Vai, Leonardo, se te lo ricordi, diccelo, se no andiamo a cercarli nel No, search. Vai su search. Scrivi slider dentro il search text. Ecco, easy slider, perfetto, quello là. Allora, vediamo come funziona un easy slider. Vai giù. Questo è per crearlo. questo è punto new. Ok. Sì, il parent, dunque, parent view window. Va bene, se non è fatta, lui se la crea. Cosa c'è scritto? If the parent is nil. Benissimo. Allora, proviamo a farne uno così, brutalmente. Scrivi easy slider e EZ, quello là, punto new, aperta parentesi, ci metti nil. Come? Nil. Anil, sì. Virgola, cioè come niente, Sì. e poi ci metti cos'è, vuole bounce. Bounce è un, oh signore, ci vuole, cosa c'è scritto lì, 160 per, ah beh, vabbè, prova a mettere virgola Si ancora, bounce. Virgola. virgola, metti un'altra virgola. Ok. Poi mettici il label, aperte virgolette, test, chiuse virgolette. Boh, non so. Virgola. Forse ci vorrebbe anche il value, cioè il controllo della string value, l'action. In che senso? No, aspetta, adesso lo voglio solo creare. Voglio Ma prima solo. fatto anche la window, cioè prima non c'era scritto the your window, ok, se la creo da sola con il, Se la crea da solo, aspetta, perché lui è molto intelligente, diciamo, si fa per dire. E adesso qua ci vuole una funzione, no? Aperta graffa. Sì, dopo la virgola. aperta graffa. E qui come funziona questa? Called when the value change. The function is passed the easy slider instance as its argument. E io che ce faccio? Allora, quindi qua scrivi arg v, e questo è proprio punto e virgola. E scrivi v.postln, cioè postln, scrivi il numero, scrivi spazio v.postln, ok, chiudi la graffa, aspetta, chiudi la parentesi qua. C'è ancora Adesso la parete. sì, e però questo easy slider mettilo nella variabile boh, g. Ok. Quindi Aspetta, no, F value. no, 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 no. Vai a capo della riga, prima
prima di Easy Slider New, no, mettiti prima e Prima, scrivi ok, sì. G uguale questo affare qua. Ah, ok, non ho capito. E controllo invio, vediamo un po'. No, non gli piace. No, non gli piacciono le due virgole. Allora, scusa, cosa c'è scritto lì? Default value is 160 at 20? Default value. Dei bounce, quelli sono i bounce. Sì. Sì, 160 in realtà a 20. Scrivici 160 at 20, va? Vediamo che quella Default è value. la dimensione dello slider, capito? Ok, dove lo metto? Tra le due virgole, Tra sì. le due virgole. Sì, lì c'è scritto così. Ok, prova. Class not defined. No, aspetta. Ah, come class not defined? Ecco la S maiuscola. Ah. Ah, sì, è vero. Vai, no, No, perché si è ancora aperto? no. Ah, si è aperto lo slider. Era lo Ah, è slider. questo? Ah, ok. Sì, Perché qui dica... Ah, mi no, dà no, un questo è questo. errore. Ma è Ah, sì, error. Nil. Handle error. Thread handle error. No, scusa, facciamo. Non mi ricordo come si cleara sta finestra, però cleariamola in maniera. Prova a fare col tasto destro, guarda un po' sulla finestra, guarda un po' se c'è Lì. Ecco. clear. Vai. Azzottiamola. Ok, adesso tu fai quello, tac. No, Può dà un aprirlo, me lo apri. errore. Sì, aprirlo lo apre, però dà un errore. Adesso prova a muovere il cursore. Non succede niente, appunto, perché e non fa nemmeno il post LN. Dunque, chiudilo. No, c'è un errore qua dentro, non so qual è. Dunque, scusa, torna su. Beh, che è in alto l'errore. Ecco, fe. Aspetta, ma non posso. Scusa, dunque Easy Slider, new parent, bound, label, control spec, action, eccetera, initval. Non gli piace secondo me questo secondo argomento. Questo qua. Sì, forse devi mettere rect, non lo so perché sto rect non so come funziona. Non c'è un esempio sotto di un affare funzionante? Eccolo. Eccolo. Ci Sembrerebbe proprio come l'abbiamo fatto noi, salvo la finestra. Test. E aspetta, come io non vedo bene. Puoi cercare di ingrandire i caratteri, tipo con Ctrl più, non so. Ah, questo l'ha fatto lui de suo. E sì, e scusa, quando lo muovi cambia il valore. Ok. A posto. Non si ingrandiscono i caratteri? Non si riesce. No, no. Ingranditi, Ah, ok. all'ingrandisco ancora se vuole. Ah, no. Dunque, no, volevo vedere qual è la
Ecco, l'azione che lui fa, sostanzialmente l'avevamo praticamente fatto. No, l'unica cosa che non avevamo messo è il simbolo del control spec. Ok. Sì, cioè di controllare la frequenza, ma il problema è che poi non so bene dove metterlo. Qui dice dopo test, non so se però. No, no, beh, quello sì, ma a parte che si possono mettere un po' dove si vuole. Fammi Ah, ok. vedere l'esempio sotto. Questo nella maniera più semplice. Vabbè, questo non fa niente però. Scusami, fai il clear della finestra sotto così. Torno un attimo su che facciamo la stessa cosa ma sempre senza finestra la facciamo. Io voglio capire perché non gli piace il nostro. Test. Diciamo, il problema era Ah, a che prima. No, aspetta. Allora, prima mettici quel backslash frec. quale? Prima delle graffe, sì, dopo test, Sì, qua. prima delle Sì. graffe, mettici backslash frec, che vabbè, che è una Ah, cosa. sì. No, Back ok. frec. Questi sono Quello che volevo simboli, provare a backslash, fare. virgola. Virgola, perché è un Ah, virgola, argomento. sì. Ok, prova a fare adesso Ok, Ok. slider, perfetto. Ok. Si muove. Sì. Il punto è che lui qua sta ecco, se noi volessimo il valore, no? Gli Sì. devi fare v.value post ln, punto post ln. Sempre sulla stessa linea o a Su capo? quel. Perché qua ti sta dicendo sono un easy slider, ma non ti Sì. dice sempre sulla stessa. Lì dove c'è v.post ln, invece fai v.value. Sì, adesso muovilo. Ecco. Ah, eccolo. Ok. E Lighting to adesso, sample. ok, e gli possiamo dare i limiti che vogliamo. Naturalmente lo Ok. possiamo fare molto diverso, puoi fare 400 per 20, per esempio, invece che 160 per 20. 60 Chiudilo per 20. questo. Scusi, ma si potrebbe fare anche con G-Action per far vedere il valore? Sì, Sì, qua lo certo. fa. Ah, Certo, ok, cioè allora. la questione è che G-Action è il metodo, soltanto che glielo puoi dare anche come argomento. Cioè, se tu lo crei senza niente, lui non c'ha azione da fare. Cioè, quando lo muovi non fa niente. Questo è uno Capito? slider che va poi dopo su un oscillatore? Oh, vabbè, adesso ce lo dobbiamo mettere, che è un'altra questione. Però scusa, prima di farlo facciamo un'ultima cosa, fai 400 per 20 invece che 160 per 20, così ci abbiamo un po' più di. E fai invio, ecco, un po' più. E lui Estinto. adesso tutti questi valori, cioè qual è il valore massimo, qual è il valore minimo, sono di default, ma si possono naturalmente tarare. Ok? Ora, il punto è che quello che bisognerebbe fare adesso è collegare questo al
Alla frequenza di bimbo. alla Alla frequenza. Sì, adesso io non mi ricordo bene questa storia del simbolo. Torna un attimo su. su questo qua? Ok. Sì. Dunque, il simbolo è cos'è vai sotto, scusa, è l'action spec. Che cos'è l'action spec? Vai sopra un attimo. Eccolo, ecco qui. Control spec. The control spec for scaling the value. Ah, questo l'abbiamo fatto, mi sa. Sì, è quel backslash frec, ma io vorrei sapere. Esatto, lì. Ma vorrei sapere. Vabbè, e poi vedete che. Ok, scusa, vai un attimo, premi su Control Spec che vediamo che cos'è questa roba. Sì, e vai giù. Class method. Ah, ok, cioè tu praticamente quando gli dai la frequenza, prova a fare una cosa, mettici invece che frec, gli metti La frequenza. backslash amp, Ah, ok. un'altra roba. Dovrebbe avere tutti altri, ecco, vedi, vada, quello prima stava su 4,40, cioè gli spec sono e va da 0 a 1, ok? Da 0 a 1, sì. Sì, quindi è un modo veloce per dargli dei limiti. Ok? Allora, rimettiamo un attimo io non mi ricordo più come si fa a cambiare la frequenza, però può darsi che la cosa sia relativamente semplice. Cioè, la cosa che bisogna fare è invece di fare post ln, tu a g li metti v value e basta, cioè lui mi ritorna il Senza valore. posta LM, quindi. Sì, questo lo stampa nel se nella lo stampa lì nella console. Qu questo così lo dovrebbe ritornare. Per verificare che lo torna, fai control. Ok, e fai, ecco lui però così torna un easy slider e Se non non lo torna. dice nella post window, mi dà quanto sto. Dunque, proviamo a fare una cosa proprio brutale. Proviamo a metterci argv, veramente lui lo fa in un altro modo di passargli un argomento e adesso possiamo provare a fare. Beh, va bene così anche. E facciamo che dentro lo slider, invece di dove sta scritto v.value, ci mettiamo f.value, aperta parentesi, v, no, no, f.value, poi dopo il value. Ok. Ah, sì, voglio dire. Aperta parentesi, v, no, scusami, f.value, v.value, perché io glielo passo a lui. Chiusa parentesi, questo però mi fa partire un oscillatore ogni volta che cambio la frequenza, bisogna stare a capire. Provo. Aspetta, aspetta, fermo, fermo. Dunque, qua. Sì, però qua non succede. No, F, scusami. F.value. Ok, prova. Ah, no, scusami, però, no, dobbiamo. Qui andiamo da 0 a 1. Rimettici frec. E adesso il problema è che
Cioè, mettilo questo, lo fai invio. E Ok, mo adesso con le... però, sì, però adesso aspetta un attimo perché adesso non succede niente, non suona. Prova a fare sotto alla riga 27, fai G.play. No, no, non lo chiudere, no, se no Ah, vabbè. questo lo devi lasciare aperto. Mi si chiude da solo. No, scusa, no, va sotto, va dietro. Non va dietro, cioè. Ah, sì, ecco. E scrivi sotto, scrivi G.play. No, 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 sotto. Sotto. Eh sì, perché adesso G è vivo. G.play. Invio per controllo. No, perché play non, lui non lo capisce. Dunque, mi devo ricordare come si fa a connettere e staccare alla frequenza. Alla frequenza. Ma volendo non si può mettere una frequenza dentro questi slider No, direttamente? aspetta, sì, la cosa che possiamo fare. No, no, sì, no, la cosa che possiamo fare è questa. Allora, copiati. Allora, cambiamo la faccenda. Fai, chiudi, sì, questo G.play, levalo che è sbagliato. Adesso, metti una pa aperta parentesi tonda, perché quando si fanno più... No, beh, fai... dunque... sì, proviamo. Aperta parentesi tonda, poi vai a capo. Fai... scrivi var frec. Perfetto. Var spazio frec. Ok, Punto e virgola. Poi vai a capo e ci metti... Beh, potremmo addirittura fare no, ci devi mettere l'easy slider qui. Però l'easy slider è fatto così. Fai G, copiati quella riga sopra. Sì, lo faccio uguale. gliela metti lì dentro. E aspetta però. Nell'azione, invece di fare questo, scrivi invece di fare f.value di v. eccetera eccetera, levi quello F.value levo oppure e V. anche tutto quanto e ci scrivi Ok. che frec è uguale a v.value. Ok, adesso qua subito dopo la parentesi ci metti punto e virgola, quella Parentesi graffa con la tonda. tonda, punto e virgola, poi vai a capo e adesso ci metti la ci metti la ci metti F uguale, F uguale e poi ci metti quello che c'è sopra, tutto quello che c'è nelle graffe, solo che non mettiamo più larg frec perché frec è già definita. Guarda, quello che c'è alla riga 24. Qua, ok. Sì. Ah, sì. Tranne questo. Sì, vabbè, lo puoi mettere tutto e poi dopo lo... Vabbè, come vuoi. No, perché ci vogliono le due graffe. Queste graffe qui. No, quelle interne, ma ci vogliono anche quelle esterne, se no hai Ah, visto come ok. funziona. Allora, poi le levo.
lo copi, lo metti là, levi Levo quello. Ok. queste graffe qui allora. Ma sì, quasi quasi sì, non ci vogliono, perché sì. Ok, adesso vai a capo di questo e chiudi la parentesi tonda dunque, aspetta, perché se adesso lo facciamo partire. Scrivi punto play qui, proviamo. Dopo la parentesi tonda. E fai control invio. No, non gli piace. Button perché non gli piace che cosa? Message Play. pen non Altro play. understood di tutta la parentesi, no? Forse devo mettere. No, sai qual è il problema? È che non abbiamo cioè, no, scusa, cerca un attimo sul help box, perché questo non mi ricordo come si fa. Osh spazio slider. Che succede? Zero Perché? lesions. Ignore case. Guardiamo Sinosh, scusa, perché così ci dà. Perché adesso io da qualche parte ce l'ho. No, non questo però. No, Sinosh è tutto attaccato. Perché Sinosh c'è sicuro, perché. Ok, allora ecco, con quello. Va bene, vai giù. Va bene, vai giù, questi già li sappiamo, questo già sappiamo tutto. Aspetta, ecco. No. Questo qui Finiti, l'abbiamo sono fatto. tutti qua gli esempi? Sì, sono questi quattro. Qui metto dopo la parentesi graffa play. Forse neanche play lo devo mettere dentro, la parentesi graffa e poi mettere la tonda. No, il problema grosso sai qual è? È che noi non abbiamo, cioè, per cambiare la frequenza. Vabbè, prova a metterlo dopo la parentesi graffa, il play. Però, Penso cambi qualcosa. no, beh, cambia nel senso che quello lo dovrebbe far suonare. Però, il problema è. Allora, aprire questo è aperto, solo mandato errore uguale, quindi vediamo che Sì. errore mandato. Il message più non è understood. Ah, è questo qua. Sì. Perché? Ah, perché non gli abbiamo dato nessuna frequenza, mi sa. Cioè non No, abbiamo dato la nessun valore. frequenza è quella variabile che c'è là sopra. No, Ah, questo qui, ok, sì. no, è quella che dovrebbe cambiare lo slider. Prova a Esatto. muoverlo. No, ma sta continuando a produrre errori questo. Perché più non ha capito? Prima l'aveva preso. Questa è una buona domanda. Scrivi alla riga 29, scrivi varfrac uguale 440. Ok.
Adesso Ah, fai il poi. clear. Fai il clear Eccolo. login. Adesso funziona. Però Però non non funziona. cambia. Sì, No. beh, funziona perché bisogna inizializzarlo, però rimane fermo a 440 perché quella perché il fatto che lui cambi la frequenza non gli cambia niente a lui. Però è strano perché comunque qui ci sta lo slider, quindi in teoria dovrebbe cambiarlo. Eh no, il problema è che lui esegue lo slider, quello slider. Dunque, vediamo se riusciamo a ritorna sul easy slider. Fai search. Ah, qui torno sugli slider. Sì, perché voglio capire come faccio ad avere aspetta, vediamo i metodi un attimo. No, non sono i class method, ma vediamo un attimo quelli sotto. Non Su sono questi abbiamo questi, vai fatti. giù, vai giù, vai giù, vai giù. Instance method, questo qua. Ok, qua, number No. view, no? Ok. La action da fare. La value. The value of the slider. Ok. Allora, proviamo a fare una cosa. Proviamo a fare che la frequenza. Ok, che è 440 questo qua. No, questa va bene, ma sotto, invece di dargli frec, gli dai, vabbè, quella, di quella non ci sarà più bisogno, gli dai g.value. E poi g.value più 2, sì. Che si Riproviamo. collega a qui si collega, si collega. Sì, dovrebbe essere quello, però non è detto. No, non cambia. Non lo cambia perché lui. Ok, quindi questo è. Ok, però non lo cambia, però almeno diciamo non va a sbattere, che è già qualcosa. No, suonare suona. Sì, ma il che vuol dire. No, sai cosa, qual è il problema? È che lui valuta valuta questa frequenza soltanto quando inizia a suonare, perché qui ci dobbiamo mettere un controllo. Cioè, Ok. il controllo ce l'abbiamo, ma e io non mi ricordo come si fa. Nel senso che. Scusi. Prego. Se usassimo slider invece di slider che stavo guardando appunto su internet è un'altra opzione viabile. Vabbè, ma C'è che un'altra. cosa, cioè il problema che abbiamo noi non è tanto che non funziona, funziona tutto qui, solo che lo slide, cioè solo che non riusciamo a cambiare le frequenze dell'oscillatore, perché l'oscillatore prende la frequenza quando parte. Ok, no, allora andiamo un attimo su Cinoche per vedere, perché c'è un modo, ma non mi ricordo com'è. Porca miseria, vai sulla help, vai su Cinoche Milo. Allora, se io. Dunque, class method non ci. Vedi, i class method elaborano le cose al momento in cui lo fanno partire.
E poi non c'è più modo di dirgli passaglielo alla frequenza. Vai giù. Instance Prova Instance Method, guarda i metodi ereditati da Ugen, per esempio. method. Ma non si potrebbe creare un patcher grafico per collegare l'oscillatore al Sì, ma non è creato. Lo puoi fare tu se vuoi. No, c'è un modo di dirgli, scusa, guardiamo un attimo l'argomento, guardiamo, fai search send, perché adesso mi sto, pian piano mi sto ricordando delle cose, e c'è, send, quale dei mille? Ok, guardiamo perché non me posso ricordare. Send pics, send replies, return. Ecco, per Aspetta, esempio, c'erano. messages, guarda, messages, fai method call Send sending ah, agli messages. obiettivi, sì. To objects. Perché se ben mi ricordo, aspetta, vai giù. Va bene, questo va giù, questi sono infix operation. Va bene, va Ok. bene, va bene, va bene. Ok. No, vai giù, questa è tutta bella roba, ma ok. Argomenti. Sì, va bene, questi sono gli argomenti, L'abbiamo vai giù. fatto. Keyword, ok, Questo pure aspetta, l'abbiamo fatto. qua forse c'è qualcosa, vai giù. No. Non so. Dunque, io voglio provare a fare una cosa. Proviamo a dunque, allora cambiamo il codice. Puoi levare la riga 4, 20, 29. Perché se Ok. ben mi ricordo la cosa funziona così. Questa riga la puoi levare. Poi Potuta? sì, perché non ce n'è più bisogno. La riga 29 di Sì. adesso la metti sotto la riga 30 e non sopra. Ok. Vabbè, in realtà fa lo stesso. Non cambia. No, scusami, no, cambia. Allora, al posto della cosa lì, proviamo a fare questo. Al posto di frec uguale vValue, Sì. leva frec uguale e fai f.send, cioè mandiamo lì. C'è un metodo send, lo vede lui? Sì. Sì, ecco. Vabbè, allora vediamo se ce la facciamo. Aperta parentesi. No, scusami però. No, allora aspetta un attimo. Scusa, alla riga. No, rimetti. Scusami. Alla riga 28 aggiungi una riga e rimettiamoci var frec uguale. Ok. 440 e chiudi punto e virgola. Poi al posto di g.value ci metti frec e g.value ci metti frec sia lì che là. Ok, adesso lì metti send aperta parentesi. Boh, ci provo. Backslash frec virgola
E poi v.valium, ma senza l'uguale davanti. No, no, ce l'hai scritto, basta che Ah, levi la barra. virgola, ok, E chiudi parentesi. No, no, devi chiudere la parentesi lì. No, prima della vabbè. Ah, graffa. questa qua, sì, è vero, è vero. Chiusa Ok. graffa, chiusa parentesi, ok, dovrebbe essere tutto ok. Vai. Proviamo. No, errore sempre. No, perché lui che cosa gli sta dicendo? Che aspetta, fammi vedere cosa sta dicendo. Che non Send. c'ha. Message Send. send not understood. Cioè, io c'è, deve essere un modo in cui io posso mandare sto valore. Mi sembrava che fosse send. Purtroppo qua non lo dice. No, ma Proviamo di nuovo sui slider, forse lì c'è scritto. Abbiamo visto tutto. no, Ah, però questo è bello. aspetta, guardo. Allora, invece di fare fsend, prova a fare fset alla riga 31. Ok, F7. Sì. Questo qua, ecco. Proviamo. No. Ok, non si muove. Non so dritti. Allora. Send. No, come send? Io ho messo 7. No, no, ma questo sono vecchi quelli, eh. Non sta facendo errori. Però perché non funziona? Non funziona perché non è giusto. Cioè, qualcosa, cioè, quella dovrebbe essere. Allora, proviamo a fare un'altra cosa. Non ci mette relazione. Ok. Anzi, no, quella tienla, tienla che va bene così. Fai che. G, cioè fai una cosa subito dopo backslash frac, vai a capo, fai chiusa senza la virgola, chiusa parentesi, punto e virgola, e vai a capo, tienti tutto quello che viene a capo, e poi fai G.action aperta parentesi, tutta quella roba, e c'è già la chiusa parentesi, mi pare, quindi non ce n'è bisogno. Aspetta. Sì. Riprova. Allora, errori non ne fa. Però non funziona. Funziona, e questo veramente. Ma che strano. Allora, fai così, fai alla linea 30, Ok. scrivi invece che F all'inizio della linea 30, scrivi var. Spazio OS, questo lo chiamiamo, questa variabile la chiamiamo oscillatore.
Provo. No, aspetta un attimo. Poi, dunque, sì, questo dovrebbe funzionare, ma ok, leva il play dalla variabile OSH, da lì, e poi fai G slide, eccetera, eccetera, e qui, invece che fare f.set, fai osh.set. Ok. Oh, Ok, poi vai a capo sotto quella riga là, ma prima della parentesi. Vai a capo e scrivi osh.play qui, punto e virgola. Ok, quindi proviamo un attimo. No. Ma che? Non ci sente, ma non ci sente, ma lui fa tutto. No, ma non è che dice poi che è sbagliato, non dice nulla, quello che ho fatto. Forse invece di var potremmo mettere gvar. No, ma sta tutto lì dentro. Ah, ok, scusi. No. Bisogna usarlo come argomento. Allora, il var frec 440 che sta alla riga 29 deve stare dentro OSH. Ok, quindi qua. Sì, ma non è un var ma un arg. Sì, però lo devi tagliare via da là e incollare sotto. Ecco lì. Dove? Lì Qua? dentro le graffe, sì, dentro le graffe. Punto e virgola. Sì. Virgola, e che lo tolgo da qua. Aspetta un attimo, fammi vedere che è tutto come deve essere. Ce la dovremmo fare, prova. No. Ma che, non ce la facciamo. Ma a sto punto è veramente identico. Ma non vorrei che sia il computer mio a questo punto. No, 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 no. Mi pare No, no, strano. no, 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 siamo noi che stiamo sbagliando. Però a questo punto è veramente tutto identico. Dunque, non capisco se è v.value che sia sbagliato, cioè prova a passargli solo v. Sì. Sì. Ok, spegni. Ma dov'è? Dove? È questo giusto, questo qui? Ok. Sì. Tutto Solo che noi leverebbe. l'abbiamo diviso in due, quindi faccio questo, lo elimino. No, questo vai a capo, questo Ah, è vabbè, normale, ok. rimarrà. No, ma non cambiare questo, vai a capo proprio in fondo Ah, e aggiungici tutto il codice pari pari. No, aspetta, no, non hai copiato tutto. ok. Solo dentro la parentesi, no? O era tutto No, tutto? dentro la tutta la parentesi. Prendi tutta la parentesi, cioè devi tornare più su. Tutto No, questo? non questo, non questo, tutto. Tutto. Cioè, Così. no, da più su, vai più su. Ah, da synth. Da più su ancora.
Più su, più su. Ecco, vedi che c'è questa aperta parentesi? Questa qua? L'inizio, no, quella sopra, quella che inizia con Sopra. Ah, una. ok, non l'ho vista, non l'ho vista, scusate. Ok, vai giù. Ok. Questo, famo Infatti non tutto capivo. l'esempio che sarà una bomba, naturalmente. Almeno Vediamo se. impari. Ok, questo dovrebbe far partire tre slider. Ah, c'ha pure l'oscillatore. Questo funziona. Adesso per esempio se fa. Aspetta, fe. Ah, scusami. Aspetta. Ma mo sta andando lui sta. Ecco, Sì. adesso se tu sali con la modulazione di frequenza, per esempio cambi la forma d'onda, suppongo. Sali con la mod depth anche col terzo cursore. Eh sì, però adesso ce l'hai lentissimo. Sali con la modulazione di frequenza. Adesso ce l'hai un hertz. Vabbè, adesso non lo sento, ma insomma. Sì, comunque cambia, funziona. Ok. Ma scusa, adesso analizziamo il codice, dato che va bene, questo. Grazie, grazie. Ma questo fai control punto per fermarlo, se no. Sì, ho fatto, mi sta sto distruggendo l'orecchio. Allora, Allora, parte da qua. sì. Allora, questo stabilisce 3, 4, 5 variabili, no? Sì. Allora, la W è la finestra e gli serve per fare la finestra. Vedete che la finestra si può costruire tutta bene, si può fare quello che volete. Poi il synth è sostanzialmente quello che abbiamo fatto noi. C'ha un oscillatore solo. Ah, però lui questo è, dunque, fa lo scope, quindi fa vedere l'oscilloscopio. Ok, poi quello che lui fa è mette dentro le variabili che ha stabilito, mette. Non è che puoi ingrandire anche questi di caratteri che sono un Sì. po'. Il car frec slider è uno slider sostanzialmente con. Vedi che cosa fa? Fa esattamente quello che facciamo noi. Cioè, gli passa il suo valore. E gli fa synth.set, synth è quello a fare là sopra, che Sì. c'ha gli Sarebbe lo square, argomenti. diciamo. Il nostro, sì, OSH, adesso si Oh, chiama c'è sì, OSH. adesso esce. Ma è esattamente questo. Cioè, non. Dunque, aspetta un attimo. Questo c'ha questo. Allora ha fatto un easy slider per ogni argomento. Fatto un easy slider per ogni cosa che lui vuole controllare e che si chiama in un certo modo e vedi che dunque lui c'ha l'oscillatore, c'ha la frequenza che è fatta da una portante più una modulante, cioè praticamente è modulazione di frequenza questa, Sì. in cui la frequenza cambia, no? Con un altro oscillatore che fa la modulante, moltiplicato per il valore di profondità della modulazione. Cioè, praticamente, questa, se voi guardate la linea 48, mettiamo che la frequenza sia 440 e che la mod depth, sia a 1. L'oscillatore oscilla tra più 1 e meno 1 e quindi la frequenza oscillerà tra 441 e 439. Se uno aumenta la mod depth, aumenterà questo, ok? No, quello che io non capisco è che l'abbiamo fatto esattamente identico.
Va bene. Frank, batto ancora. Ah sì, è uguale, lo stesso. Cioè, c'ha nomi diversi per carità, ma non possono essere quelli che cambiano la questione. Boh, non lo so. Scusa, giusto per così, chiamalo invece che Freck, chiamalo My Freck. Quell'arg alla riga 29. L'arg Freck, chiamalo Questo qua. My Freck, sì. Adesso My Freck lì e My Freck là. Ok. Adesso sotto alla riga 31, invece di cambiare frec, lo scrivi backslash my frec. Qua. No, quello è uno Ah no, lì spec, c'è che quella è basta. un'altra roba, non c'entra niente. Manda. Proviamo. Ma che strano. Questo non ci sente proprio. Ah no, scusami, aspetta però. Noi qui, fammi vedere sotto un attimo, ci vuole il v.value, sì. Scrivi v.value lì. Adesso l'avevamo cambiato Qua, no? No, lì è v. Qui è Anzi, fai una cosa, V. metti proprio come mettono loro, fai pipe, invece che quell'arg v, punto e Questo virgola, qua. sì. Metti la barra verticale, pipe, il carattere pipe, vedi? Sì, V, barra verticale, poi devi levare il punto e virgola, e poi a destra devi mettere v.value. Ok, va bene. Proviamo. Zero, proprio non ci sente, è sordo a qualsiasi. Vabbè, fai una cosa, adesso salva questo file e chiamalo come te pare e mandamelo così lo mettiamo anche lo inseriamo. Ok, salvato. Mandamelo su Su Slack. Slack. Ok. Va bene. Va bene. Allora, ok, mi raccomando, la consegna veramente sarò inflessibile. Alle 12:01 chiudo tutto. Va bene. Maestro, volevo chiedere anche un'altra cosa. Dimmi. Noi faremo anche la sintesi additiva con PD? Anche, sì. Cioè, Fa parte del programma? non del mio. Noi dovremmo fare composizione. Tutta sta roba qua non dovremmo farla. Però Sarebbe siccome informatica questa. Sarebbe questa è informatica informatica questa. musicale, ma infatti lo farete in informatica musicale. Ok? Ok. Diciamo che Pure Data per il momento a noi non serve, nel senso che Pure Data serve per fare strumenti e quindi io lo bypasserei fino alla fine del secondo anno, terzo anno. Però se volete vedere come funziona Pure Data non c'è nessun problema a fare questo. Non so gli altri, io già l'ho usato parecchio tempo a scuola, mo, sono proprio un ginito, quindi dovrò ricominciare anch'io, però comunque già l'ho un po' usato, so più o meno come funziona. Più che altro Sì, perché ma magari può essere interessante sì. unire magari strumenti creati da noi e poi Sì, però uniti per fare il punto è questo. Pure Data, come Max, MSP, come tutte queste cose, servono per fare strumenti musicali, ok? sì. Non per scrivere composizioni. Esatto, Capite esatto, quello che esatto. voglio dire? Cioè, per cui, quando è che si suona? Quando devi fare, per esempio, una composizione per strumento tradizionale e live electronics.
no? Perché allora lì ti serve il live electronics, lo fa uno strumento del genere. Peraltro potrebbe farlo anche Super Collider, non è che, cioè, devo dire che Pure Data, come anche Max MSP, hanno un grossissimo problema di scalabilità, cioè fare una cosa semplice è banalissimo e viene subito, eccetera, eccetera. Ma fare una cosa leggermente più complicata diventa subito molto, molto Laborioso. più laborioso. Mentre invece, Super Collider magari potrebbe essere il contrario, cioè fare una cosa semplice è complicato. Ma poi, una volta che uno ci prende la mano, diventa tutto Più semplice. più semplice. Ecco, questo è quello che... Cioè, in linea generale, io non sono qui per insegnarvi gli strumenti, ma per insegnarvi a scrivere, che è un'altra cosa che ha le sue complessità. Va bene. Ok, arrivederci. A posto. Buona Grazie mille. Grazie mille, giornata, arrivederci. maestro. Arrivederci, buona serata. Arrivederci.